tutto girava attorno alla Fiat, adesso la Fiat è diventata quasi secondaria. La Fiat era, capisci, era come dire Zuckerberg per la Silicon Valley. E mi ricordo quando andavo in Fiat in bicicletta, che c'era la nebbia, che uno a volte non trova neanche più subito la strada. La città cambiò volto, cambiò il suo DNA, cambiò la sua identità. Una fabbrica che aveva più operai di quanti la mia città avesse abitanti. La città ha preso atto che quel modello industriale, fondato anche sul gigantismo delle dimensioni, non esisteva più. Bisogna viverla e accettarla come è adesso. Operaio ero, operaio sono rimasto. Torino e la sua nuova identità, da città dell'auto ad incubatore del futuro, un passaggio rappresentato simbolicamente da due sigle. Al posto di Fiat, Fabbrica Italiana Automobili Torino, un più secco FCA. Un acronimo inglese, un po' freddo, la F di Fiat proiettata in una partita globale. Sono soprattutto la quotidianità, i luoghi della città a descrivere questo cambiamento, a far emergere la vera posta in gioco, il futuro di Torino. La loro storia racconta passato, presente e anche un'idea di quello che sarà. Spazi legati alla storia di Fiat e ai suoi centri. Solo in uno la riconversione è già compiuta. Da un anno questa bandiera bianca e blu sulla facciata del Lingotto racconta un passaggio epocale. Oggi c'è FCA, niente più Fiat. L'azienda simbolo di Torino nel mondo, la fabbrica con tutta una città intorno, uno dei principali centri economici italiani, ha risposto al declino con un'operazione globale. Dopo la fusione con Chrysler, dal cuore di Torino, la sede si è spostata in Olanda, il domicilio fiscale nel Regno Unito, la testa a Detroit. Qui, dove iniziò la storia italiana dell'auto, rimane ben poco. Che ci fosse un declino della Fiat, dell'industria automobilistica in Italia, era chiarissimo ormai da un certo numero di anni. Sogni di diventare o ridiventare capitale dell'auto, città dell'auto, eccetera, scordiamocelo, non se ne parla neppure. Costruito nel 1922, il Lingotto è stato prima fabbrica e poi solo centro direzionale Fiat. Nel progressivo spacchettamento degli spazi sono sorti un centro commerciale, un albergo, una galleria, un auditorium e un grande spazio per eventi culturali e fieristici. Mi piace molto il termine di condensatore. Questi edifici condensano un bel pezzo di storia industriale, ma condensano anche l'evoluzione di diversi modelli di consumo, la diversificazione dell'economia torinese e anche certi cambiamenti importanti nella governance, nel modo in cui questa città è regolata. Più vocazioni, servizi, cultura, turismo, commercio al posto di una sola funzione strettamente industriale. La riconversione del Lingotto, completata per le Olimpiadi, è un modello possibile anche per altri spazi di una Torino che sta vivendo il passaggio da capitale dell'auto ad un futuro tutto da scrivere, con uno sguardo particolare ai quartieri sorti intorno agli insediamenti industriali. Il contrasto tra una ricostruzione griffata con nomi importanti come quello di Renzo Piano, ma anche altri, e un quartiere tutto sommato grigio, anonimo, eccetera, del quale però gli urbanisti e gli storici vorrebbero continuare a salvaguardare alcune caratteristiche che ne fanno tutto sommato un tutto unitario. Ma il problema di una ricucitura tra la fabbrica e la città continua a porsi. Visto dal ponte sospeso tra Lingotto ed ex villaggio olimpico, con uno sfondo post-industriale e un nuovo grattacielo a tagliarne lo skyline, il futuro di Torino è una scommessa, con molte incognite e altrettante potenzialità. Torino non sarà certamente la capitale dell'auto, non nel senso in cui la si intendeva un tempo. Torino può avere ancora però un ruolo importante nella manifattura e nell'auto in particolare, puntare radicalmente sull'innovazione. Ma su un'innovazione forte, le automobili fatte dalla Apple e non più dalla General Motors, per intenderci. Nell'automotive torinese ci sono dei punti d'appoggio importanti sui quali lavorare. Questo diventa però soltanto un pezzo della storia. Qui si riuniva il consiglio di amministrazione della Fiat fino a 20 anni fa o poco meno.
In corso Marconi 10 si è fatta la storia, almeno la storia dell'industria italiana. Lo sa bene Giuseppe Berta, economista della Bocconi, già responsabile dell'archivio storico della Fiat. Queste sale erano il quartier generale prima di Vittorio Valletta, poi di Gianni e Umberto Agnelli. Oggi sono occupate da una società di servizi finanziari, l'immagine plastica della fine di un'epoca. L'evoluzione del gruppo, la sua crisi e rinascita, in fondo, sono partite da qui. La Fiat non si era internazionalizzata a sufficienza, sicuramente, e si era un po' sclerotizzata nelle sue routine di comportamento e perciò questo l'ha resa fortemente a rischio. La stagione di Marchionne è quella delle alleanze internazionali. Chrysler, domani chissà, forse General Motors. Forza del brand e alta qualità al posto dei grandi numeri della produzione fordista, come nel caso del Polo Maserati e della nuova Mirafiori. Sullo sfondo, il ruolo della famiglia Agnelli destinato a cambiare. E le famiglie tornano ad avere il ruolo dell'azionista, ma l'azionista che fondamentalmente deve delegare il potere operativo al management, ai manager, ed è quello che è già avvenuto e che avverrà in seguito. Bisogna puntare di più sul collegamento tra produzione e ricerca. Cioè, le fabbriche oggi, per continuare, devono essere, come si dice adesso, fabbriche intelligenti, cioè che incorporano un alto grado di conoscenza. È il nuovo scenario globale, ipercompetitivo, dove la conoscenza ha senso, ma solo se valorizzata. Anche a Torino, città che da un punto di vista industriale non ha più primati. A volte la nostalgia può anche giocare degli scherzi, non era tutto bello. È una società molto più irregimentata, meno varia. La Torino che ricordo io era una Torino scandita dagli orari del sistema di fabbrica. Oggi è una società che si muove in maniera molto più libera e disinvolta tra tanti modi di passare il tempo di lavoro e soprattutto il tempo libero. L'unico fascino del passato è che è passato, diceva Oscar Wilde, e a Torino è ancora lì, nelle menti, in pezzi di città. Ma appunto, è passato. L'avvocato amava dire, l'ho sentito dire più volte, cosa vuol dire Fiat? Fabbrica italiana automobili Torino. Quante cose in questo marchio. Non è come chiamarsi Ford o chiamarsi General Motors. C'è la fabbrica, dunque la concretezza della produzione industriale, l'Italia, le automobili Torino. Dunque un simbolo pieno di riferimenti. È chiaro che tutto questo appartiene al secolo scorso, non appartiene più al nostro secolo. 60.000 nomi e cognomi di operai Fiat. Negli anni ruggenti della fabbrica, Mirafiori è stata la storia del lavoro di chi ha animato lo stabilimento più grande d'Italia, che per Torino è sempre stata una città nella città, anzi, una vera calamita. Io l'ho vista per la prima volta nel 67. Io venivo da una città, Cuneo, con 50.000 abitanti. Era una fabbrica che aveva più operai di quanti la mia città avesse abitanti. Tutti in tuta, entravano e uscivano a ore stabilite, la città lo avvertiva perché i flussi di traffico in città cambiavano. Negli ultimi anni a Mirafiori, nonostante qualche segnale di ripresa, si è lavorato poco, la dismissione è anche sonora. Oggi la fabbrica emette un rumore di fondo attutito al posto di quello che fu. Un ronzio profondo di uomini, macchine, impianti, vagoni che entravano ed uscivano, 40 chilometri di ferrovia interna. Quando raggiunse il suo culmine, di qui uscivano più di 1 milione di auto all'anno. Il traffico qui diventava intenso e quasi impraticabile nelle ore del cambio turno. Poi si vedevano solo bisarche, cioè quei grandi camion con sopra le auto. Una vicenda industriale, ma anche forse soprattutto sociale. Mirafiori racconta la migrazione massiccia di futuri operai dai sud del paese, racconta sogni di benessere contrapposti alla durezza del lavoro, racconta l'integrazione, ma anche lotte sindacali e scioperi, consapevolezza e comunità. E il cambio turno alle carrozzerie, quando Mirafiori era Mirafiori, era uno spettacolo. Fino alla fine degli anni 70 qui si poteva vedere all'uscita una fiumana umana, una massa di uomini che correvano in uscita
appena la fabbrica li aveva liberati, verso i pullman, le auto, le biciclette, le motorette. Se noi veniamo oggi davanti a Mirafiori al cambio turno, vediamo uno stillicidio di donne e di uomini, poche decine nei giorni di particolare intensità produttiva, un centinaio, che escono e silenziosamente se ne tornano a casa. Quando Mirafiori era Mirafiori, i ritmi quotidiani di Torino dipendevano da questo luogo che oggi ha perso centralità. Una grande sconfitta, come è avvenuto per il lavoro nel mondo, è il grande sconfitto oggi, domani chissà. Chiamavano frecce del sud anche se viaggiavano piano, risalendo lo stivale con le speranze di una generazione, vagoni interi di sogni trasportati in valigie di cartone, tenute insieme dallo spago e dalla concretissima attesa di sistemarsi in Fiat o nell'indotto che abbracciava la grande fabbrica. Un biglietto di sola andata per migliaia di giovani, uomini soli o famiglie intere. Ultima fermata, Torino Porta, ma anche Città Nuova. Signora, lei da dove viene? Messina. Da Messina? E quanti anni ha? Io? Sì, quanti anni ha? 75. 75. Da quale paese viene? Da Santa Femmina Lamezia, provincia Catanzaro. Al suo paese che lavoro faceva? Contadino. E perché è venuto a Torino? Per cercare un lavoro migliore, perché da noi non si va bene. Tra il 1951 e il 1961 5 milioni di italiani cambiarono la loro residenza anagrafica. Non fu un passaggio fisiologico normale, fu un esodo. Un esodo che vide proprio in Torino una delle sue capitali, una delle sue mete preferite. E la città cambiò volto, cambiò il suo DNA, cambiò la sua identità. Si scoprirono nuovi dialetti, si scoprirono nuove culture, si scoprirono nuovi modi di mangiare, di relazionarsi. Non fu facile. E credo che proprio da questo punto di vista la grande fabbrica fordista, la Fiat Mirafiori, fu un grande elemento di inclusione. Come si diceva, alla catena siamo tutti uguali, che tu venissi da Foggia o che tu venivi da Moncalieri, facevi lo stesso lavoro, mangiavi alle stesse ore, eri in qualche modo dentro un'organizzazione che faceva di te uno tra gli altri all'interno di una comunità. Anche la stazione è cambiata, al posto del grande atrio un dedalo di negozi, il metrò, un pianoforte per concerti improvvisati. Anche se i treni viaggiano ad alta velocità, in stazione si va meno di corsa e fra le molte valigie ci sono i trolley dei turisti che scelgono la città della cultura, un'idea di Torino opposta a quella dei migranti del Novecento. Torino fu diffidente, dura. Sul punto dei torinesi solo noi possiamo dire che abbiamo un vantaggio superiore. Superiore perché noi ci adattiamo a tutti i lavori. Non ci pentiremo mai di lavorare. Loro no. C'era, come dire, anche un disagio esistenziale, bisognava superare un trauma che era anche il trauma legato al clima, legato all'ambiente, legato ai ritmi di lavoro, però lo ripeto, la grande fabbrica, le istituzioni, il sindacato, i partiti, furono tutti elementi di accoglimento e credo che alla fine, come dire, il melting pot torinese sia riuscito. La Fiat non è più la calamita di una volta, lontani i tempi del boom demografico, Torino continua a perdere abitanti, eppure resta uno sguardo aperto dal mondo, la vera sfida, vista la Porta Nuova, continua ad essere quella per un processo di integrazione felice verso chi arriva da lontano per mettere radici. Oggi il lavoro non è più un elemento fondante, non può più da solo garantire i percorsi dell'inclusione. Qui abbiamo raccolto e custodiamo la storia del sindacato a livello torinese e piemontese. Gianni Avonto ha speso la vita nel sindacato, l'impegno con i metalmeccanici della FIM, poi segretario regionale della CISL negli anni 90, gli anni della trasformazione della città. Oggi è una delle menti della fondazione Vera Nocentini. La storia di ieri è soprattutto un esempio di partecipazione,
a tutti i livelli, impresa e lavoratori. Il profitto doveva derivare dal lavoro e non dalla speculazione. C'era, diciamo così, il quarto Stato che si emancipava completamente e riusciva ad affermare attraverso l'antagonismo la propria partecipazione. Oggi invece siamo di fronte a una ritirata. Associazionismo e contrattazione erano le chiavi di quella stagione. La città fabbrica, con tutte le sue contraddizioni, con i suoi conflitti, era anche un collante. Oggi non è più così. La società attuale certamente è più molecolare, è più suddivisa anche negli interessi. Certamente il modo dell'organizzazione del lavoro precedente riusciva ad associare anche nell'eguaglianza e nella solidarietà i lavoratori. Oggi costruire la solidarietà è molto più difficile di ieri. Le grandi agenzie sociali in crisi, il sindacato che fa fatica a rappresentare soprattutto i giovani, l'individualismo che spesso è la regola anche nei rapporti sociali. L'io che non diventa un noi è il vero limite per chi ha idee, visioni di futuro, progetti. Questi valori non sopravvivono, questi valori sono soggetti alla debolezza umana, all'essere sfiorati dalla corruzione. Insomma, possiamo vivere e costruire dei valori nuovi soltanto attraverso un lavoro educativo collettivo. In Corso Dante, dove sorgevano il primo stabilimento Fiat e la scuola allievi che formò migliaia di giovani operai, c'è un condominio in costruzione. Decisivo nella storia dell'auto e dell'economia italiana, quest'angolo di Torino oggi parla poco del suo passato. Le grandi stanze a finestroni, che fino al 1976 ospitavano le aule e i laboratori per i giovani apprendisti, sono parte di un pezzo di memoria in vendita. La scuola era estremamente selettiva, sia diciamo all'ingresso sia nel corso degli studi, bisognava studiare tanto, però chi usciva dalla scuola poi entrava direttamente a lavorare nella Fiat di allora. Una scuola particolare, la scuola centrale allievi Fiat. Intitolata al nome di Giovanni Agnelli, questa scuola è sorta dove nel 1899 nacque il primo stabilimento Fiat. Ogni anno ne escono centinaia di elementi altamente qualificati. La formazione di tipo tecnico, nel senso che su 8 ore di studio al giorno, 2 erano dedicate a temi di carattere generale, matematica, disegno, chimica, eccetera, e le restanti 6 erano attività di natura pratica. Nel periodo della grande espansione, quindi diciamo negli anni 50 e 60, l'obiettivo della scuola allievi è quello di formare i capi officina. Tutti gli 800 ragazzi sono ai loro posti. Ed ognuno di loro sa di lavorare per il futuro. Nel carnet formativo della scuola allievi c'era spazio per le lezioni di disegno e metallurgia, tecnologia d'officina e applicazioni tecniche, ma anche per porre le basi di inglese e cultura generale. Una scuola tosta che identificava col mondo Fiat, forniva un posto sicuro dopo il diploma e una consapevolezza operaia sin da ragazzi, una lezione quotidiana insomma di poteri e contropoteri. Frequentarla significava entrare a far parte dell'elite più ristretta degli operai qualificati. Lo stesso impegno dovrà dedicare alle lezioni teoriche e di cultura che vengono impartite ai piani superiori, perché da questi ragazzi la Fiat si aspetta molto di più che dagli altri. Queste immagini originali dell'archivio Fiat rimandano una sensazione di lontananza nel tempo, ma forse un modello di scuola tecnica legato alle aziende non è così antico. A Torino la tradizione delle scuole tecniche professionali è ancora fortissima. Nella transizione da capitale dell'auto a città del futuro, la formazione potrebbe giocare nei prossimi anni un ruolo di primissimo piano. Il successo del modello californiano della Silicon Valley nasce da università di assoluta eccellenza come Stanford, Caltech, grandissime aziende nel settore tecnologico e quindi la capacità di attrarre sostanzialmente i migliori cervelli da tutto il mondo. Se si vuole trasformare Torino, e le possibilità ci sono, in un centro di eccellenza formativa, è chiaro che bisogna selezionare i campi e quindi sicuramente l'aspetto tecnico legato al Politecnico è quello che oggi appare vincente e riuscire a legare insieme le grandi aziende che esistono sul territorio e le grandi università. Qui c'era la ferrovia e dall'altra parte c'erano e ci sono ancora gli edifici delle officine grandi riparazioni.
Il rettore Marco Gilli guarda dall'alto il nuovo Politecnico, lì dove l'università ha occupato i vuoti lasciati anche dalle fabbriche. Il futuro di un polo di formazione che in passato si interfacciava in modo naturale con il mondo Fiat, eppure in crescita proprio negli ultimi anni, mentre la città cambiava pelle. Il maggiore contributo che gli Atenei danno alla competitività di un territorio è quello di attrarre studenti di talento. Se ci sono gli studenti di talento, poi arrivano anche gli investimenti strategici. Oltre 30.000 studenti, 5.000 dall'estero, soprattutto da Cina, Pakistan, Iran e Brasile. Qui l'auto gioca ancora un ruolo, soprattutto nella ricerca. FCA è co-partner del corso di ingegneria dell'auto. General Motors ha portato a Torino il suo centro ricerche più importante d'Europa. 600 ingegneri, in gran parte usciti dal Politecnico, con progetti sui motori diesel. Se 20 anni fa, 25 anni fa, il lavoro poteva essere in Fiat oppure poteva essere in una grande azienda, oggi sono sempre di più gli studenti che stanno cercando di creare loro una propria impresa ed ecco allora che stanno fiorendo anche qua, cosa impensabile fino a qualche anno fa, tantissime start-up. Ci servirebbero due cose, sicuramente più investimenti in termini di venture capitalist e poi bisogna creare una rete di grandi aziende capace di osservare gli incubatori. Basterà questo a garantire il futuro di Torino? La formazione è certamente una delle sue vocazioni, ma non può essere la formazione da sola, ecco, a definire così il DNA, il futuro, le caratteristiche di una città. Però siamo avviati abbastanza bene. Se pensiamo a come eravamo 10 anni fa, abbiamo fatto tanti passi in avanti. Un anno fa, raccontando il passaggio dalla città dell'auto a quella della riconversione, l'antropologo Marco Gé descrisse il pericolo che Mirafiori si trasformasse in un non luogo, uno di quei quartieri in cui la perdita di una vocazione spersonalizza, spaesandoli cittadini e caseggiati. Non ci sono più strade brulicanti di lavoro qui, dove negli anni d'oro dai cancelli passavano fino a 50.000 operai al giorno, oggi sono poche centinaia. E così, senza la Fiat, che proprio non si riesce a chiamare FCA, Mirafiori Sud fatica a diventare un posto come gli altri. Non c'è stato il cambio generazionale di chi ha fatto tanto e ha passato il lavoro, il compito alla generazione dopo. In questo momento noi siamo un pochino tagliati fuori e soprattutto etichettati come quartiere vecchio, quartiere morto, quartiere che non ha futuro. Noi questo non l'accettiamo. Casa e fabbrica, tutto in pochi metri, i palazzoni intorno a Mirafiori sono nati per raccogliere un'onda di migranti arrivata da Puglia, Calabria, Sicilia, Veneto, con figli a tutti gli effetti torinesi, nati e cresciuti tra questi palazzi alti, quasi in copia, sorti al posto dei campi. La crisi dell'auto che ha svuotato la fabbrica e poi il progressivo addio di Fiat alla città colpisce soprattutto chi arrivò tra i primi, come il signor Donato, che dopo tanti anni da collaudatore fa il tabaccaio. Qualsiasi buco che andava trova il lavoro, adesso non c'è di più niente. Adesso i figli non lavorano, vivono sulla pensione degli anziani, dei pensionati. Adesso lo vedo un po' triste. Tristissimo, perché gente che non lavora, ragazzi che non fanno niente, la mattina alla sera, davanti al bar. C'è un circolo a Mirafiori Sud con vista sullo stabilimento in cui i vecchi operai come Vito, Mario, Antonio trascorrono insieme il pomeriggio. Gli scioperi e la catena sono lontani anni luce. La Fiat vista da qui è gratitudine per l'accoglienza, ma anche rabbia per quello che sembra un addio definitivo. All'inizio ero un operaio, ultimamente ero un nullo, gli ultimi 10 anni. Arrivavi dentro, ci mandavano dove volevano, perché il lavoro c'era poco. I sindacati ci hanno rovinato, io lavoravo alla Fiat, ci hanno rovinato. Perché? Perché loro tutti i giorni facevano sciopero, la Fiat pensava di fare le fabbriche fuori. Quando pensa ai suoi anni di lavoro in Fiat, ci pensa con gratitudine perché le ha dato un lavoro, le ha dato uno stipendio, oppure no? Va bene, lavoravo, mi è integrato praticamente. Niente di più? Niente di più. Operaio ero, operaio sono rimasto. Mirafiori Sud, oltre agli operai, ha ospitato anche impiegati, tecnici e ingegneri, una popolazione mista e solidale, una ricchezza da non perdere, su cui stanno lavorando alcune associazioni di quartiere che attraggono nuovi migranti, come questi ragazzi indiani giunti a Torino per studiare ingegneria dell'auto. Il quartiere è già un po' loro.
con gli altri studenti indiani stiamo cercando un posto a Mirafiori dove giocare a cricket. Lottare contro la perdita di identità e lo spopolamento anche senza fabbrica, Mirafiori Sud cerca nella partecipazione solide basi per immaginare il suo futuro. Abbiamo un isolamento proprio fisico del quartiere. Molti cittadini, concittadini di Torino appunto, parlano male del quartiere senza assolutamente conoscerlo e tante volte senza neanche essere mai venuti qua. Mi dice una buona ragione per decidere di restare, anzi di scegliere di venire a vivere a Mirafiori? Ma dipende dal tipo di vita che si sceglie. Quando si vuole vivere una vita tutto sommato umana, qui c'è ancora questa possibilità. Anche oggi c'è un po' di nebbiolina, però la tolgo poi con Photoshop. Arturo Brachetti ha lo stupore di un bambino davanti alla sua città. L'artista torinese più conosciuto all'estero, il ragazzo che negli anni 70 riscoprì l'arte antica del trasformismo, una scommessa nella città grigia di quegli anni. Il grigio che vedevamo ogni mattina quando uscivamo da casa per andare a scuola, il grigio della nebbia, quella nebbia piena di smog per cui ci mettevamo una camicia bianca e a mezzogiorno c'era la riga nera nel colletto perché così era. Anche quella di Arturo era una delle tante famiglie Fiat, nonno operaio e padre impiegato al Lingotto. Vedevano anche lui in azienda come ragioniere, un sogno infranto di fronte a quel figlio e nipote che invece voleva fare l'artista. E la Fiat era il semidio che aveva tolto mio nonno dalla campagna dove mangiava polenta ogni sera, polenta e latte, come tutti i bambini del Novecento, e lo aveva portato ad avere un suo appartamentino con riscaldamento, con tutti i confort, il frigorifero, la televisione, tutto ciò, questa vita quotidiana di benessere era grazie alla Fiat, quindi la Fiat era veramente la mamma di tutti qui a Torino, la mamma matrigna. La madre matrigna adesso non c'è più, ma Arturo non ne fa un dramma. È stato un processo giusto di evoluzione che però non ci ha rovinati come in tante altre città, perché sotto questa coltre di smog post-industriale è rimasta la grande Torino barocca, la Torino della storia, la Torino della cultura, è rimasta lì forse assopita per 100 anni. È la Torino nata dopo le Olimpiadi del 2006, una vivacità unica in Europa, dice Brachetti, una dimensione che non può sostituire completamente la realtà di prima, ma che comunque ha anche un valore economico. Oltre 2 milioni di biglietti staccati nei musei torinesi nei primi 6 mesi dell'anno, oltre 30.000 imprese della filiera turistico-culturale per un giro d'affari da 6,4 miliardi. Ogni euro investito in cultura ne produce il doppio. Quando fino nel 2000, 2002 o 2004 raccontavo ai miei colleghi e mi chiedevano da dove vieni, dicevo Torino, dice una città tra Milano e Monte Carlo, più o meno lì, nella pianura padana. Invece fortunatamente dopo il 2006, cioè dopo le Olimpiadi, tutti più o meno sapevano dov'era fisicamente Torino e già questo è stato un grande vantaggio per noi. E poi quando soprattutto io porto i miei colleghi americani, canadesi, francesi qui a Torino, li stendo, perché è una città che loro non sospettavano. La cultura è una delle vocazioni della nuova Torino, nonostante il grigiore che rimane nel disagio sociale, nella fatica di chi cerca lavoro e non lo trova, di chi rimane indietro. Naturalmente io parlo di trasformazione, di trasformismo quotidianamente nel mio lavoro e forse il motto che ci sta dietro è che non c'è vita senza trasformazione. Quindi anche Torino si è trasformata con a volte della sofferenza, ma per donare e creare nuova vita. Torino ha tutte le credenziali per poter diventare non una città museo come altre bellissime che abbiamo in Italia, ma una città museo giovane, effervescenze, che si rinnova in continua trasformazione, una città spettacolo.